Reggio di Calabria andrà anche ad arrestare dai carabinieri tre persone accusate di omicidio ed estorsione. In corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio di Calabria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Regina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone ritenute responsabili a vario titolo di omicidio, estorsione, porto e detenzione di armi, con l'aggravante delle modalità mafiose. La misura di esecuzione scaturisce dalle indagini avviate a seguito dell'omicidio di Gioffre Fabio Giuseppe, allevatore di seminari in provincia di Reggio di Calabria, ucciso il 21 di luglio scorso in un agguato mafioso in cui rimaneva ferito anche un minore bulgaro. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno permesso di fare luce sul contesto in cui è maturato il delitto riconducibile alle articolate dinamiche criminali del territorio della Piana di Gioia Tauro e di individuare uno degli autori materiali dell'omicidio. I dettagli di questa operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio di Calabria. Ripetiamo, 'ndrangheta arrestate dai carabinieri tre persone accusate di omicidio e di estorsione.